L'ho vinto quello di carte alla fine ieri. Non sono riuscita a vincere perché mi mancava un pezzettino. E poi c'è anche la storia di Zoe, che ieri non siamo riusciti a farla scappare. Allora, iniziamo con 21. Perché alla fine, quelli di ieri non sono riuscita a finire nessuno. Cioè, li ho finiti, ma non li ho finiti bene. Tipo, 21 non sono riuscita a finirlo bene perché alla fine lui mi ha ucciso. Ma cosa? Dove sono? Ehi, con quel pazzo di Lucas. Ma poi chi è l'altro tizio che ha catturato? Ora voi due? Non ne ho idea. Farete un bel giochino. E il vincitore potrà andarsene via sulle proprie gambe. Fate attenzione, perché si tratta di vita o morte. Capite? Che scemo che è. Le carte vi piacciono? Ho preparato un gioco apposta per voi due. Ma iniziamo sempre così. Solo che in gioco non ci sono pesci. Capite cosa intendo? Ci giochiamo le dita. Ci giochiamo la mano, nel vero senso della parola. Ok, vabbè. Ha detto che libererà il vincitore. E tu chi sei? Che ne pensi? Tu credi a quello psicopatico? E ora vi spiegherò le regole del gioco. Voi conoscete il blackjack, vero? Adesso lo sì. Lo scopo del gioco è arrivare a 21 sommando le carte. Se andate oltre 21... avrete perso! Aspetta, questa è follia! Quindi, dite le vostre preghiere! Diamo inizio ai giochi! Non farai mica sul serio. Molto bene, Clancy, amico mio. A te l'onore. Puoi chiedere una carta o decidere di stare. Devi fare 21. Sai contare, no? Sto. Ok, Hoffman. Tocca a te. Le carte sono numerate da 1 a 11. Niente doppi e il mazzo è solo uno. Ancora uno. Secondo me è fuori. Sto. Sto. Ok, mostrate le vostre carte. E il vincitore è... Clancy! Quando ci metti tanto ho sempre vinto io. Quando ci mette tanto a dirlo. Non puoi farlo! Oh, no. Mignolino. Povere dita. Mignolino. Ditemi che questo è un incubo. Adoro questo gioco. Sì, in effetti è divertente. Un po' meno con le dita, però. Perché non mettiamo un po' la posta in gioco? Cosa ho fatto? Due dita. Dimmi cosa ho fatto di male. 18. Penso proprio che starò. Sto. Il vincitore è... Immaginavo, perché allora lui poteva avere un 9 oppure numeri bassi. Però mi ci avvicinavo di più io. Cioè, doveva avere un numero molto più alto per avvicinarsi di più di me.
3-8. E non sappiamo cosa c'è in giro, quindi chiedo carta. Carta. Ok. Ancora una. Un 12. Allora, potrebbe esserci... 3 ce l'ho io, potrebbe essere un 4. E in quel caso sarebbe un pareggio e ci stacca le dita tutti e due. Devo chiedere carta, però se mi viene fuori un 9 sono fottuta. Carta. Ok. Sto. Ora sto anch'io. Sto. Sto. Il vincitore. Hoffman! Non farlo, ti prego. Aveva 21 perfetto. Tre dita. Purtroppo aveva il 21 perfetto, non avrei potuto fare nulla. Continuate così, ragazzi. Se perdi questa, dovrai usare l'altra mano per farti le seghe. Sto. Carta. Carta. Ok, 20 va bene, 20 è buono. Sto. Dai, è impossibile. Ho vinto per forza. Ho vinto per forza perché lui non può avere. Non può avere. Cioè, può avere 20 al massimo. Clancy! Addio! Ok. Secondo round. Madonna, se è difficile sto gioco. Mette un'ansia. Vero. È questo il gioco. Speravo ci divertissimo di più. No. Devo tornare a casa dalla mia famiglia. Ancora una partita. Sa chi è il tizio che ha rapito? Questo è lo spirito giusto, Hoffman. Desolato, Clancy. Credo che giocheremo un'altra mano. Ma che cazzo? Ma che... Ehi! Ehi, cosa sta succedendo? Ora si inizia a fare sul serio. Che cosa ho preparato per l'occasione? Non avete ancora capito? Dai, su, non è così difficile. Questo gioiellino apparteneva a una sedia elettrica e grazie a me funziona di nuovo. Che bastardo che è Lucas, mamma mia, veramente. Ogni volta peggio di Joker. La corrente sale su, su. Sembra solo enigmista. Mettiamo Lucas. Sì, ti guardate qui. Solo che so, almeno lo faceva per insegnare qualcosa. Potenza, avvertirete una bella scossa. No, Sindeon. Ehi, fatemi uscire da questo manicomio. Sapete una cosa? È ora di rendere il gioco più interessante. Vai, ok. Carte speciali. Quella carta lì la devo tenere fino alla fine. Sì. Sono speciali. Questa mi tocca tenere al 6. Se le cose si mettono male, potete usarne una per ribaltare la situazione. Ok. Considerando che lui ha un 6. A me servirebbe un 8. O anche un 7 potrebbe andare bene. Se becco un 10 o un 11 però sono fregata. Carta. Carta. 18 va bene. Ancora una. Allora, 4, 9, 5 sono fuori. Sto. Sto. Ok. E allora pesco. Ancora una. Oh, lui è fuori. Lui è assolutamente fuori. È assolutissimamente fuori. A meno che quello non sia un 1. Ma se quello è un 1, io ho perso comunque. Quindi sto.
Sto. Non ha senso sprecare carte. Sto. Il vincitore è... Mamma mia! Beh, avrei perso solamente se quello... Cioè, quello doveva essere un 1. Non poteva essere un 2 perché lui l'aveva già al 2. Avevo una percentuale bassissima di perdere sto giro. Ok. Ancora una. Io tornerò a casa. Ho una fatica. Secondo me lui è già fuori. Perché? Però le carte alte sono tutte fuori. Le carte alte sono tutte fuori. Carta. Merda. Devo giocare una carta speciale. Ancora una. Rimetti nel mazzo l'ultima. Cosa potrebbe avere? Io ho 9 e 5. L'8 l'ho appena pescato, quindi lui non ce l'ha di sicuro. Lui potrebbe avere un 7, un 3, un 2. Potrebbe avere un 4. Se lui ha un 4 sono fregata. Sto. 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 Il vincitore è... Hoffman! No! Aveva un 3. No! Merda. Aveva un 3. Forza, so che puoi resistere ancora. Avevo sperato ne avesse una alta, porca miseria. Aspetta, il mio piccolo tesoro. Papà sta per vincere. Queste continua a tenerle. Allora, abbiamo un 3, un 8 e un 10 fuori. È molto rischioso. Però dico carta. Carta. Ancora una. Ok, lui è fuori. Ho vinto. Sto. Sto. È bello perché piange poi voce seria sto. Sembra proprio che sia stato Hoffman ad aggiudicarsi il premio di consolazione. Mi dispiace, Hoffman. No, no, no! Non puoi fare sul serio! Non uccidermi! Non farlo! No! Ah, 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 ah. Io ho tenuto tutte quelle carte per cercare di vincere la mano finale, quella in cui non posso pescare. Morto, cazzo, hai visto? Sto giro non mi frega. Dimmi che è tutto finito. Molto bene, Clancy, sei riuscito a vincere. Potrai liberarti? Eh? Che io sia dannato. Guarda un po', Hoffman. E mi sento benone. Credo che dovremmo giocare un'altra partita. L'hai comunque sentito? Tu, Hoffman, brutto figlio di puttana. Si fa come dice lui. Giochiamo una nuova partita. Quale cazzo è il tuo problema? Che hai promesso di lasciarmi andare. Ehi, rispondimi, lurido psicopatico. Comunque il doppiatore di Lucas italiano è veramente bravo. Gli altri non mi piacciono per niente, ma quello di Lucas è bravo. Te lo fa bene il pazzo. Ti presento la signora Rita Carne. Qui c'è la distanza da Hoffman. 13. E qui invece c'è la tua, Clancy. 13 punti. Sì, condizionatore. Come cercate la distanza? Prova a immaginarlo come se fosse un massaggio sciazzo. Ah, però si parte da 7. Ok. Perché sarà l'ultimo altri 6. Massaggio che tu riceverai. Adesso tocca a te. Ti diverti, razza demoniaco. Ok, questa è buona. Diciotto. Cos'è che ho io di carte speciali?
Nessuna di quelle che ho mi può aiutare. Vorrei dire carta, ma è molto rischioso. Beh, al massimo la tolgo. Io sto. Sto. È troppo rischioso pescare. Cioè, dovrei per forza prendere un 3. Ed è veramente troppo rischioso. Ok, ora devo pescare. Io sto. Carta. Ancora troppo basso. Devo pescare. Io sto. Carta. Carta. Ok, lui secondo me è fuori. Sto. Io sto. Il vincitore. Clancy! Oh, poteva avere anche un 3 o un 2 di là, Un 3, un 2, un 1. Meno male. L'avversario pesca la migliore carta possibile nel mazzo. Eh sì, per capire quello io che sto. Ha. Clash, perché non ti arrendi? Smetti di fare l'egoista e muori una volta. Carta. 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 Uso una carta speciale e prendo un 5. Non è in campo. Ok, la carta 5 è già in gioco. Quindi ce l'ha il bastardo, quindi lui è fuori. La mia carta è annullata. Sto, ho vinto. Sto. In ogni caso ho vinto. Cioè, la... Merda. Ok. Io sto. Che bastardo, ha cambiato le regole. Ok, quindi lui è a 23. Lui è a 23, io sono a 16. Carta. Carta. Io sto. Carta. Lui è a 23, o supero il 23 o sono fuori. Ok. Ehi, hey, che fortuna, Clancy! Hai preso una bella carta! Oh! Sì! Oddio! Oddio, non ci credo, che culo! Sì! Mamma mia, vai, sto. Sto. Mamma mia. Il vincitore. Non ci credo, ho fatto 7-1-8. Clancy! Eh sì, lui aveva 23. Mamma mia. A nessuno frega un cazzo di te. Io invece ho una moglie e una figlia. Ma sei già morto. Carta. 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 Secondo me lui è fuori. Carta. 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 Merda. Io sto. Devo annullarla. Annullato la sua, cacchio, ho sbagliato. Perché c'è l'immagine che è simile, porca miseria, mi sono confusa. Ok. Carta. 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 Dai che si becca lui l'11. Cosa può avere lì? Cosa può avere? Potrebbe avere un 8. Se ha un 8 è fuori. Se ha un 10 è fuori. Non può essere l'11 perché l'11 è stato già giocato. Potrebbe avere... Cos'è rimasto? Allora, l'11 non può essere perché ce l'avevo io prima. Quindi non può essere l'11. Non mi ricordo che carta aveva lui prima. Che cavolo di carta aveva lui prima? Aveva l'8. Lui aveva l'8 prima. Sì, aveva l'8. Quindi non può essere nemmeno l'8. Lui ha il 10.
Lui ha in mano 10 e ha già perso. Sto. Lili, non mi spegne lo schermo. Il vincitore. Aveva il 9. No, il 6. Ma sì, il 9 era dall'altra parte. Porca miseria. Ho diminuito la distanza. Ok, sto giro aumentiamo di 2. Aumentiamo di 2 e faccio di tutto per vincere. Io sto... Non dirmi che hai pensato di poter vincere al mio. Carta. Buono. Ok. Io sto... Rimetti nel mazzo l'ultima carta pescata dall'avversario. Vai. Mi gioco il tutto qua. Vediamo che cos'ha. Ok, 1-1. Quindi rimettiamogliela giù. E poi penso che metterò la puntata doppia. Metto la puntata doppia. Lui è molto vicino. Oppure potrei giocarmi qualcuna delle speciali. Forse mi gioco una speciale. Allora, considerando che Lui ha il 9. Allora, intanto gli rimuovo quell'1. Potrei giocarmi... non posso giocare il 3 e il 4 perché sono già in partita. Posso giocare il 6. Però poi arrivo a 20 anch'io. Dio, è difficilissimo battere un 20. Carta. Io sto... Stiamo entrambi a 20. Però il pareggio non è buono. Col pareggio perdo io. E mi serve per forza l'1. Cioè, è troppo bassa la percentuale di pescare l'1. Sto. Preferisco un pareggio a questo punto. Mostrate le vostre carte. Abbiamo un pareggio. Un pareggio? Cos'è, non è divertente? Riproviamo. Fa male a tutti. Ah, ok, non fa niente. Cioè, la possibilità di prendere un 3 era veramente troppo bassa. Lo strunz che mi cambia le carte in tavola, nel vero senso della parola. Carta. Io sto... Amico... Sto. Gioca pure le tue carte speciali perché... Vincitore. Per fare ben poco. Clancy! Non vorrai mica uccidermi! Sì, infatti, è l'unico gioco di carte dove ho culo. Questo qua, non ne ho visti altri ancora dove ho culo. È il primo. Primo nella storia. Ok. Andiamo al 4. Non dirmi che hai pensato di poter vincere al mio gioco. Carta. Buono. Madonna, ragazzi. Sto facendo una tripletta che veramente non ha senso. Veramente, ho una tripletta che non ha senso oggi. Allora, raddoppiamo la puntata. Vai. Sto. Che pizza. Io sto. Sì, ma sempre. Non lo so. Oggi, ragazzi, devo andare a comprare un gratte vinci, mi sa. Sto. Il vincitore. Sì, ma questo bastardo non mi permette mai di raddoppiare la puntata. Mai. Siamo. Oh no, Clancy sta per vincere. Io cosa posso fare? Non posso arrendermi ora. Deve pure esserci qualcosa che posso fare. Oh,
sì! Credo che userò questa qui! Pesca perfetta, pesca la carta migliore. Questo è il mio asso nella manica. Se questa carta è sul tavolo, le puntate di giocatori sono aumentate di 100. L'avversario non può pescare altre carte neanche usando le carte speciali. Avete ragione. Quindi le ho tenute per niente. Vabbè. Sono arrivata fino a qui senza praticamente usare carte speciali di pescaggio. Ok. E io ti prego. Ah, ma il diavolo. Cosa? Perché il diavolo? Sto. Figlio di... No, abbastanza. No, no, no. Al tipo si è ripreso? Abbiamo finito adesso, vero? Sono libera? Ho vinto? Lucas ti è incacchiato. Ho avuto troppo culo. È incacchiatissimo. Ora mi farai andare. Sei proprio uno spietato figlio di puttana. Mai quanto te. Mi ha impressionato così tanto che voglio farti un regalo. Cos'è quello sguardo? Facciamo un altro gioco? Io e te. No. Non è fantastico tutto ciò? Oh, guarda. No, io non ce la faccio più, ti prego. Non ce ne andremo mai da qui, ragazzi. Cazzo! Ho sbloccato l'achievement Casino Royale, modalità sfida.